oggi un Walkman direttamente dagli anni 90. Questo aveva già l'autoreverse, è di Sanyo, e quindi secondo me se aveva già l'autoreverse, forse questo è quasi di epoca tipo fine anni 90. L'ho preso a 3 euro. Il venditore dice che funziona, ma non gira niente, quindi molto probabilmente, come nella maggior parte dei casi, c'è la cinghia da sostituire. Ma adesso vi voglio far vedere, gli metto le batterie, insomma, proviamo ad accenderlo. Ecco qua, allora, batterie messe. Lo apriamo così. E vi faccio sentire, dovreste sentire il motore. Forse non si sente. Vabbè, comunque sia, si sente il motore girare, ma vedete che questi pirolini che sono l'incastro della cassetta non girano. Quindi, 90% questo si risolve sostituendo la cinghia. Ma adesso andiamo ad aprirlo. Eccolo qua, allora questo è il suo interno ed è relativamente semplice e comodo il fatto che questo abbia la cinghia qui. Questa è la famosa cinghia che non fa girare niente. Di solito negli altri bisogna svitare tutto, anche tutto questo, alzare il tutto, stare attenti a non rompere i fili che ci sono saldati, tutto quanto, e la cinghia si trova nei motori sotto. Qui invece ce l'abbiamo qua, quindi è comodissima. Ora io, se ho messo a punto già le batterie, vi faccio vedere questo parte. La cinghia a vederla sembra ancora buona, ma in realtà, come vedevamo prima, non gira nulla. Questo è fermo, quindi non ha più abbastanza trazione e forza per poter far girare i nastri. Infatti, se io la tocco, si sente che è abbastanza molle ed è comunque dura e secca. Quindi niente, vado a sostituirla e vediamo se riparte. Qui io ho un po' di cinghie recuperate da vecchi dispositivi buttati. Vedo se ce n'è qualcuno che ci può andare bene. Intanto questa è la sua vecchia. Vediamo se ne trovo una buona. Allora, niente, fermi tutti come non detto. Vedete che c'è qualcosa che si muove là sotto? Questo vuol dire che qui sotto c'è un'altra cinghia, quindi per forza devo andarlo a disincastrare tutto, aprirlo tutto. Allora, questa stronza di cinghia rotta, vedete che è rotta e squagliata dentro proprio, va da qui fino a quel punto qua. Allora, per fare un lavoro come si deve, qui ci sarebbe da dissaldare questo connettore e dissaldare anche questi filetti che ci sono qui sotto. Ma siccome io non ne ho cazzi, cercherò di tirare su un po' il tutto e andarci sotto con una pinza senza dover dissaldare niente, sperando di non strappare via tutto. Facciamo un po' il lavoro a mio cugino. Allora, la situazione all'interno è questa. Cos'è questa roba? È la cinghia, raga. Si è totalmente squagliata. Dentro, là, nei meccanismi, è completamente tutto nero. Ok, allora, dopo una varia collection di bestemmie, ce l'ho fatta ad inserirla anche senza andare a dissaldare i cavetti. Sono andata sotto con una pinza e pian pianino, molta pazienza e tante bestemmie, gli ho messo la cinghia nuova. Adesso provo a riposizionarlo meglio all'interno qui e poi provo e rimetto le sue viti. Niente, raga, a parte quello lì, per il resto non gira niente. Neanche la cinghia che ho messo io. Non gira una fava.
niente, mi tocca per forza disaldare le cose e aprire anche tutto, tirare via tutto il blocco. Che palle! Allora, ok, l'ho aperto, devo parlare piano perché è notte. Ho dissaldato. Per alzare la scheda madre ho dovuto dissaldare almeno la testina che legge le cassette. Allora, la situazione è questa. Io ho messo questa cinghia, questa c'era già, mentre ho dovuto completamente ripulire tutto qua e tutto qui perché la cinghia squagliata, che roba, aveva macchiato ovunque, però niente, io lo metto in play, ho le batterie inserite, lo metto in play, ma vedete che qui non gira niente. Quindi la lettura delle cassette ancora non è possibile. Adesso mi metto a osservarlo meglio. Vediamo se... Boh, se ne arrivo a capo o meno, questo deve girare, perché vedi, se questo gira, automaticamente gira pure questo, che è il blocco che va a muovere le cassette. Niente, vediamo un po', adesso mi metto a osservarlo e ci pondero su. Allora ragazzi, fermi tutti, perché penso di aver risolto. Adesso tengo inserite le batterie, vediamo. Allora, devo farlo con una mano sola. Eccolo qua. Eccolo! È partito grande, è partito. Allora, in pratica vi svelo l'arcano. La cinghia, questa cinghia, non doveva solo passare qui, ma anche sotto lì. Sotto a quella cinghia piccolina superiore, cioè sto volando veramente. Quindi niente, adesso funziona. Ora provo a richiuderlo, a rincastrarlo piano piano, cercando di non spaccare i fili, e poi vedo di risaldare la testina sui punti dove era saldata prima e richiudere tutto. In teoria dovrebbe rifunzionare. Proviamo. Allora, l'ho rimontato, l'ho chiuso, gli ho messo le batterie e adesso la prova del 9. Vediamo se si è ripigliato. Ne ho messa un'altra perché vedi quella già cassetta già non funzionava bene, però volevo vedere se me la faceva girare. Eccola qua. Si è ripigliato, funziona. Ho messo su un'altra cassetta diversa da quella. E niente, siamo a posto. Adesso ha ripreso a funzionare. Io ho già prima provato a mettergli le cuffie. Lì l'audio si sente. Quindi direi che è andata bene. Ciao!